Eccellenza, l'11 febbraio di un anno fa Benedetto XVI annunciava la sua decisione di rinunciare al pontificato. Quali sentimenti ha provato quel giorno e nei giorni successivi fino al 28 febbraio? L'11 febbraio dell'anno scorso era una giornata molto particolare. I sentimenti dopo l'annuncio della rinuncia di Papa Benedetto erano tristezza ma anche gratitudine. Chiaro che prendere congedo è sempre una cosa triste, una cosa che fa male, che è doloroso. D'altra parte c'era anche il sentimento della gratitudine per questi anni che ho potuto vivere accanto di un grande Papa. Io lo sapevo Certo. da tempo fa e certamente quando il Papa me l'ha detto sotto il sigillo di non dire a nessuno niente, e non ho detto a nessuno niente, lo sapevo, però nel momento in cui l'ha detto mi è scosso. L'ultimo giorno del pontificato per me era un giorno di un dolore abbastanza forte. Come leggere oggi la grande novità di quel gesto? È stato l'umile passo indietro di chi non si sentiva più in grado di essere uno strumento nelle mani del Signore? L'ha detto il Papa stesso quando ha letto il testo della rinuncia, che non si sentiva più in grado di guidare la barca di Pietro, la chiesa del Signore. È un atto di amore verso il Signore, verso la Chiesa, verso i fedeli, di rinunciare per aprire la possibilità a una persona che ha più forza, che può continuare il suo operato. È chiaro, questo letto dopo un anno era un atto con grande coraggio, un atto anche rivoluzionario, che ha aperto delle possibilità che nessuno poteva vedere in quel momento. Lei ha già detto che è stato il gesto di Papa Benedetto a favorire anche il grande impatto emotivo di Papa Francesco tra i fedeli. Credo io fortemente questo è un aspetto che non si deve sottovalutare. Noi ci rallegriamo tutti vedendo che l'impatto di Papa Francesco sul mondo, non soltanto sui fedeli nella Chiesa, ma anche sul mondo, è un impatto enorme. E questo impatto è stato anche favorito da parte di Papa Benedetto nella rinuncia. Ha aperto una possibilità che finora non c'era. E si vede che Papa Francesco ha preso in mano questa situazione e ci rallegriamo che così è com'è.